buon pomeriggio amici sportivi, qui è tutto pronto dall'incredibile spettacolare autodromo nazionale di Monza per Mini Challenge gara 1, arrivata al suo terzo appuntamento di campionato dopo Misano e Vallelunga. Andiamo subito a sentire le voci dei protagonisti, che avranno sicuramente davanti una gara molto calda. Infatti li vediamo, sono appena arrivati qui al mio fianco, l'inarrestabile Filippo Maria Zanin, che dopo un incredibile esordio a Vallelunga, dove ha portato a casa due primi posti, adesso è qui in pole position. Lo vedete all'interno della vettura, tutto coperto giustamente per tenere un po' il calore. Allora, sarà una gara caldissima, però abbiamo un piccolo vantaggio, abbiamo una gomma nuova perché l'abbiamo risparmiata nelle qualifiche, e quindi questo dovrebbe metterci nella condizione di provare a scappare via subito e poi amministrare senza mettere la macchina sotto stress. Ci proviamo, l'obiettivo è quello, abbiamo un buon passo, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, io sto mettendo del mio e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, vediamo se è la stessa strategia, perché attenzione, in queste condizioni indubbiamente il caldo, il pneumatico, capire se si è messo un pneumatico nuovo oppure no è importantissimo. Al suo fianco Edoardo Maccari, che ha in seconda parte, in seconda posizione ed è anche secondo in classifica, quindi una gara importante. Partiamo con un pneumatico nuovo o meno e quali sono le strategie? Le strategie sono aspettare e cogliere l'attimo. Pneumatico? Pneumatico usato di qualifica 1. Ok, attenzione, come vediamo già abbiamo i primi due che hanno in mente due programmi, se vogliamo, un po' diversi. Ma andiamo invece alle spalle, che troviamo lo storico Gentili, che detto così storico non suona benissimo, ma nel senso che è veramente storico di questo campionato, lo conosce benissimo, quindi cosa possiamo aspettarci da questa gara? Tra l'altro ricordiamo l'unica gara che correrai, perché invece domani passerai la mano a Fante, il giovanissimo Fante, che corre con la tua stessa vettura. Sì, quest'anno corro insieme con Filippo e lui domani correrà lui, oggi io. E oggi che dobbiamo dire? Monza è sicuramente una pista un'icona, quindi è bellissimo correre a Monza sempre. E oggi ci sarà il caldo e le scie saranno importantissime, quindi cercheremo di stare attaccati ai primi per poi giocarcela alla fine. Stavo notando che ti stai veramente rinfrescando, questa non l'avevo mai vista, ecco, la ventola in braccio, mi sembra. Beh sì, le temperature dentro l'abitacolo non sono fresche sicuramente, quindi come ho detto il caldo oggi sarà un altro un po' nemico da combattere, però ripeto, ce la metteremo tutta. Io questi piloti devo dire che in primis sono dei gladiatori, perché davvero affrontano cose che anche a livello fisico sono veramente estreme. Tra l'altro ricordiamo che Giorgi parte terzo sono alle spalle della compagna di Paolo Maria Silvestrini, che al momento è primo campione in carica, quindi adesso partiamo in una terza posizione e domani invece partiamo in prima, quindi un weekend su cui ci giochiamo veramente tanto. Sì, è un weekend importante, in Cuneo non sono riuscito a chiudere un buon giro, parto terzo oggi, comunque parto all'interno, speriamo di partire bene, oggi fa molto caldo quindi ci sarà un po' da gestire e niente, speriamo di fare una bella gara. In bocca al lupo ovviamente anche a Paolo Maria Silvestrini, che ricordiamo al momento essere sesto in classifica, ha portato a casa un podio a Vallelunga, quindi un terzo posto, e si è sempre piazzato portando a casa punti importanti, ma sicuramente punta a questo weekend, diciamo, per dare un po' la svolta al suo campionato. Alle sue spalle troviamo Bianconi, che sicuramente anche lui cercherà di, come dire, sfruttare al meglio la sua posizione. Un pneumatico nuovo oppure usato? Beh, il pneumatico utilizzato in qualifica 2, la prima curva si sa che il primo imbuto è determinante, la gara non si fa, non si vince, non si perde in prima curva, però è importante essere decisi. E allora vedremo come affronteremo questa prima curva e soprattutto lo chiediamo a Gabriele Giorgi, al momento primo in classifica, che ha fatto un esordio davvero scoppiettante ancora a Misano con una doppietta sul podio. Oggi cosa possiamo aspettarci? Ma sicuramente spero una gara rimonta, perché ho sbagliato le Q1, ho calcolato male l'ingresso in curva e ho spostato un po' le geometrie della macchina, quindi ora ci aspetto una gara di rimonta, perlomeno speriamo, ecco.
In bocca al lupo anche lui, indubbiamente fare prove libere e qualifiche serve proprio ad arrivare poi a gara 1 e a gara 2 nella maniera più precisa e possibile. Dalla griglia è tutto, a te la linea, Antonio Caruzzo. Grazie mille Laura, grazie, ne approfitto per ringraziare tutto il personale dell'Autodromo di Monza, della sala stampa, Matteo Losa in coordinamento alla regia, Mauro Valentinuzzi, perché insomma non è sempre facile riuscire a portare a casa il risultato, ma con onore comunque ce la facciamo. Io do il benvenuto a Giulio Rizzo al mio fianco, o meglio mi do il benvenuto al tuo fianco. Ciao Giulio, ben buongiorno, ritrovato. Buongiorno, che onore, ben ritrovati a tutti. Che odore, se mi permetti. Buon pomeriggio a tutti. Sì, dire che venire dalla sala stampa alla cabina di commento, farsi sei rampe di scale non è semplicissimo date le temperature prettamente estive. Non è facile neanche per i piloti, li abbiamo sentiti in griglia proprio con Laura Cola. Tu non sei il bidendum, perché quello è di un altro costruttore, anche se io mi ci avvicino un po' dal punto di vista fisico. Sei l'uomo delle gomme, gomme che sono evidentemente al centro dell'attenzione, perché sì, chiaro, i piloti, la forma fisica, la tenuta delle macchine, ma uno dei punti e degli argomenti sicuramente di più alto interesse è quello dei pneumatici. Tu sei qui in rappresentanza di Hankook Motorsport, oltre che evidentemente un caro amico nostro degli AC Racing Weekend. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalle gomme mentre vediamo scorrere la griglia in partenza? Ne approfitto allora, Filippo, certo. Maria Zanini insieme ad Edoardo Maccari, poi Paolo Maria Silvestrin e Roberto Gentili. Li abbiamo sentiti proprio ai microfoni della nostra Laura Cola, che comunque si sta facendo anche la sua bella vasca in questo caldo. È stato semiliquido la cosa. Semiliquido, esatto. Esattamente. Giorgi e Bianconi in terza fila, le offriremo un mojito a fine giornata per festeggiare. Tronconi e Palazzo in quarta fila, tutti in Hospitality Mini a festeggiare questa giornata. Poi Marino e Mercurio nella quinta fila dello schieramento. Poi vediamo nella sesta Matteo Martinelli e Federico Desiderio, e qui siamo già fra i rampolli, i giovani, i baldanzosi ragazzi e ragazze dell'Academy, i ragazzi e le ragazze di Gianni, con Contessi e Benjamin Silvesterson, che al ritorno, il secondo appuntamento consecutivo per lui in campionato, neo-16enne, dunque ha dovuto saltare il round inaugurale della stagione a Misano per arrivare a Vallelunga 2 settimane fa ed essere poi presente qui a Monza, e poi Erika Lavazza che chiude la griglia di partenza. Mentre parte il giro di formazione, tu alzi il ditino, io ti lascio parlare delle gomme e ti faccio dire tutto quello che volevi dire. Invece no, non volevo parlare delle gomme, ma sarei curioso di chiedere al finlandese cosa ne pensa delle temperature attuali, dato che gli italiani si lamentavano il caldo, le temperature, sarebbe curioso. Lui è in forma decisamente liquida invece. Esatto. Se Laura sciolto era sul senso, troviamo la tuta e basta. Anche 16 anni però, mi sento di dire che dalla sua un'età, una grafica che evidentemente è diversa dalla nostra e di alcuni dei protagonisti anche del mini challenge, che è un po' il bello del mini challenge, avere piloti giovanissimi, spesso quelli dell'Academy, con ragazzi, signori anzi, che hanno una certa esperienza. Un campionato che si rinnova ogni anno e che offre sempre assoluto spettacolo in pista. Da 2 anni c'è questa novità dell'Academy, che è foriera di giovani talenti. Vediamo Maccari, che adesso è in prima fila, solo l'anno scorso era nell'Academy, quindi un'Academy che funziona, come dicevi tu, supervisionata da Gianni Morbidelli e dalla Promodrive. Parlando di pneumatici, sappiamo tutti che Monza è uno dei circuiti più impegnativi per i pneumatici, per di più siamo a giugno, fine giugno, quindi temperature elevate, la temperatura dell'aria è a 33 gradi, quella dell'asfalto abbondantemente sopra i 50. Strategie diverse, abbiamo visto Silvestrini che in qualifica è riuscito a preservare 2 coperture nuove e adesso l'ha montata sull'anteriore sinistra, che è quella più sollecitata, su queste vetture che hanno appunto trazione anteriore, scaricano la maggior parte del peso e della coppia e della potenza proprio sull'anteriore sinistra, mentre gli altri partono con le gomme che hanno usato in qualifica. Spero che tutti abbiano fatto i propri compiti ieri, quando le libere 2 si sono svolte più o meno verso quest'ora, con simili temperature, quindi non dovrebbero essere presi alla sprovvista. Noi ovviamente abbiamo fornito alcune indicazioni quadro, mi auguro che siano stati solerti nell'ascoltarle e nel recepirle. A te. Senti, ben ritrovato, anche perché a Misano non c'eri, a Vallelunga abbiamo fatto altre cose. E come... A Misano purtroppo ho perso il volo per altri impegni, quindi non sono potuto essere dei vostri. Ci eravamo visti a Imola, l'apertura della stagione. Sì, però non c'era la Mini. Lascia fare a me il telecronista e tu fai il commento tecnico. Dicevo, dall'anno scorso a quest'anno, se novità ci sono stati, quali avete portato?
Non ci sono state novità, non abbiamo portato allora, niente. Siamo a posto, perfetto, siamo alla fine. È del la giro. Copertura che già hanno usato l'anno scorso. Molto bene, molto bene. Anche se l'anno scorso qui, se non ricordo male, venne il diluvio. In occasione, sicuramente venne 2 anni fa in apertura di stagione e 2 a Cirecce Michele lo scorso anno, 1 con l'abbondante presenza della pioggia. Qui appunto, come diceva Giulio, oltre 50 gradi la temperatura della pista, 34 quella dell'area. Non deve essere facile la reazione poi all'interno di queste bini. Anche perché mi sa che loro non hanno l'aria condizionata, che invece è obbligatoria per le vetture GT. No, quindi... perché queste sono turismo, esatto. non quindi ha l'obbligatorietà. Sì, devono essere in forma fisicamente e mentalmente, perché 30 minuti... 25 minuti più in giro, quindi diciamo 30 minuti in macchina quando sono partiti per il giro di formazione, non sono affatto semplici. Io ne farei manco 10, onestamente. Siamo pronti dunque per correnza della parabolica con la vettura di sicurezza che poi entrerà ai box e vedremo Zanin e Maccari. Zanin già ottimo protagonista, splendido mi permetto di dire, protagonista in occasione del round di Vallelunga, a condizione che lo ha portato a essere nuovamente in pista qui anche a Monza, vettura numero 19 per il pullman della corsa su quella che adesso è la destra, sarà poi la sinistra nell'inquadratura frontale del teleschermo, ed il piccolo Maccari pronto invece a portare il suo attacco nel momento in cui andrà a partire la corsa. Semafori rossi allo spegnimento, partirà ufficialmente gara 1 del mini challenge da Monza con le vetture che vanno ad aprirsi a ventaglio. Zanin che prova a mantenere la posizione, ottimo lo spunto nei confronti di Maccari, si avvicinano i due con anche Silvestrini che prova a recuperare terreno, la staccata verso curva 1 con la staccata di Zanin che mantiene la leadership della corsa, va un po' largo Maccari con Silvestrini che ha preso la seconda posizione con la necessità di andare a ricostruire la propria corsa. Dunque dietro anche le vetture di classe Academy che vanno a creare un pochino di scompiglio per quella che è la situazione di alta classifica. Abbiamo visto anche Gabriele Giorgi arrivare lungo al taglio della prima variante con Zanin davanti a Silvestrini, poi Maccari, Gentili, Giorgi, la top 5, Bianconi in sesta piazza, Palazzo, Marino, Trocconi e Mercurio la top 10 delle vetture di classe Pro che vedete sfilare ora alla Roge, poi appena più dietro ai ragazzi dell'Academy con Martinelli che si ritrova nella leadership della corsa riservata alle vetture di classe light. È sparita rispetto alla tua ultima presenza qui in cabina con noi, Giulio, la Pro, la vettura che aveva portato all'ultimo titolo Federico Bagnasco, un anno ibrido il 2022 per poi avere nel 2023 grande impegno da parte della Promo Drive per avere 10 mini della classe Evo sulla griglia di partenza, vetture definite vere e proprie auto da corsa queste rispetto a quello che era il prodotto stradale. Proprio oggi parlavo con alcuni team nel villaggio mini e oggettivamente che è un mini villaggio. Il mini villaggio mini, no, il maxi villaggio mini, è sempre massimo sforzo dalla casa costruttrice per questa iniziativa che non ha uguali in Italia e in Europa. Detto ciò, ne parlavo con un paio di team, non ultimo proprio la new entry della P Engineering che sta fornendo la macchina a Zanin, che è un piccolo aneddoto che magari avrei già detto tu a Vallelunga, avrei potuto fare solo la gara di Vallelunga, poi si è trovato talmente bene che ha detto ma sai che c'è, ci prendo bus e ho fatto due. L'ho detto un giro fa, però non eri attento perché stai guardando non la volevo temperatura della pista. Prevaricarti, caro Cucciolo. Commento principale. Cucciolo. Io sono solo di supporto. Qui vediamo nel frattempo. Sì, il passaggio di Lavazza su Desiderio, mentre abbiamo visto proprio la vettura di Desiderio proseguire lentamente in percorrenza del serraglio. Qui intanto in vetta la corsa Zanin, che tra l'altro insomma dal villaggio sempre Promo Dire arriva perché aveva corso M2, poi è arrivato il passaggio i mini challenge. Intanto Neo Gentili papà. Sì, Neo papà. sì Neo papà infatti era stato lasciato libero dalla compagna in occasione della gara di Vallelunga, si è preso evidentemente anche il round di Monza. Intanto il taglio per la vettura credo di Bianconi alla prima variante e con intanto Maccari e Gentili che sono in lotta per il terzo gradino del podio. Gentili è uno di quei piloti che sicuramente dal punto di vista della gestione tecnica saprà sfruttare al meglio queste difficili condizioni ambientali. Abbiamo visto Maccari già protagonista comunque sin dal round di Misano, uno di quei ragazzi che arriva proprio dall'Academy che effettivamente un po' di fatica nell'arrivare
alla massima espressione velocistica sua e della vettura in questo inizio di stagione ce l'ha, viva Dio, perché vuol dire che la Mini è una macchina molto complicata da guidare, molto competitiva, e questo dimostra perché piloti come Tanini, Silvestrini e Gentili, grazie alla loro esperienza, riescono comunque a in qualche maniera contrastare invece l'irruenza dei giovani arrembati che arrivano proprio dal vivaio del Mini Academy. E infatti stavo poc'anzi a dirti che ero nel villaggio Mini, dove i team mi facevano presente che questa versione Evo della Mini è davvero un sensibile passo avanti rispetto alla versione Pro per questioni di setup, prestazioni, telaio, freni, che quindi era ricominciavano a imparare da zero. L'esperienza maturata con la Pro era importante, sì, ma assolutamente contava fare i chilometri. Federico Desiderio intanto procede lentamente all'ingresso della parabolica, speriamo non sia, come dire, un ingombro per i piloti che stanno arrivando adesso in chiusura della seconda tornata di gara, anche perché appunto potrebbe essere un elemento di disturbo proprio, no, rientra ora i box, dunque proprio mentre Zanin passa sulla linea del traguardo, 2.4, 2.92 il giro veloce del leader della corsa, 2 secondi 9 nei confronti dei suoi estremi, poi qui la solitaria vettura di Giorgi in terza posizione, perché alle sue spalle Gentili, Maccari, Gentili e Palazzo sono in lotta per il quarto posto. Gentili che ha preso proprio su Maccari la quarta posizione, qui poi Giulio subentra il gioco di scie che a Monza è quasi fondamentale, sia sul rettilineo principale che nel controrettilineo che ci porta alla parabolica. Qui intanto la conferma della quindi scia staccata, muso davanti, lasciare lo spazio nel caso sia affiancati e poi buttarsi giù. Guarda quanto è aggressivo Filippo Maria in frenata all'ingresso della seconda barriera. Sì, ha già messo 2 secondi e 9 fra sé e Silvestrini. Vince parecchio. Intanto anche Palazzo riesce ad avere la meglio nei confronti di Maccari. Fatica forse un po' nella gestione, sì, della sua vettura. Aveva il secondo tempo, Maccari è già scivolato in quinta piazza dopo due tornate, peccato. Forse deve trovare l'equilibrio ancora. Abbiamo già visto anche comunque nei primi appuntamenti un pilota estremamente veloce in qualifica dimostrazione, però di quanto trovare poi il feeling giusto in gara sia complicato, perché in qualifica puoi permetterti comunque di fare un giro lanciato, interrompere quel fiato, di ricostruire il tuo giro. In gara invece è veramente complicato riuscire a mettere la propria vettura in condizione di rendere ad ogni tornata al massimo del proprio potenziale, e infatti confermata anche dalla grafica il passaggio proprio di Palazzo e di Maccari. Però si ritrova, ho sentito stridio di pneumatici, eccolo che infatti è andato largo Giorgi in uscita dalla Scari. Sì, infatti vediamo Giorgi Gentili che la Mini con la fascia gialla al centro, seguito da Palazzo, e Maccari che la Mini con gli occhi gialli e il muso rosso, come la squadra del cuore di tutti noi. Parla Lecce. Scherzo. La mia squadra del cuore è Acisport. Sempre. Posto in prima fila. Va a concludersi la terza tornata di gara con mezzo secondo recuperato da Silvestrini, che da Zanini con forte Silvestrini, che porta 3 secondi e mezzo il proprio vantaggio, nonostante Giorgi nel primo settore sia riuscito a fare il record in gara 27.5, dunque approfittando forse anche un po' della scia dei ripari davanti a sé. Guarda quanta differenza fa proprio la scia, 5 km orari per Silvestrini guadagnati nei confronti di Zanini, nonostante però poi Zanini riesca sì, è l'unico che scende sotto al passo del 2 minuti 05, è sempre stato al di sotto, mentre tutti gli inseguitori sempre stati sopra, quindi forse la scelta di preservare una copertura nuova in qualifica ha pagato, oltre ad aver portato 2 pole position. Quindi siamo intanto sulla leadership della classe light con Martinelli davanti a Silvesterson, che occupa la seconda posizione. Pilota finlandese che abbiamo detto è in presa di contatto con questa vettura dopo il debutto di Vallelunga, ha scelto 2 round molto caldi dal punto di vista soprattutto della temperatura, della situazione ambiente, perché appunto sia sul tracciato capitolino che qui in Brianza stiamo assistendo alle 2 tappe più calde della stagione. La prossima al Mugello soprattutto sarà altrettanto impegnativa da questo punto di vista, una condizione importante anche dal punto di vista della tenuta fisica. Non a caso per i ragazzi dell'Academy c'è come riferimento Gianni Morbidelli, che insomma, nonostante la carta d'identità, sembra un ragazzino di 20 anni, vista la forma fisica e la preparazione. Tirato a lucido, assolutamente, tra l'altro anche abile golfista, se mi permetti. Quindi non è uno sport che pratico, è troppo upper class.
Io sono più middle class, più pallonaro. Lo dimostra il tuo tifo per il Lecce. E quindi no, comunque davvero tanto di cappello a questi ragazzi, alla prima in macchina, alla prima a Monza con queste temperature, insomma, bravi. Sulla pista poi non facile, proprio perché appunto Monza, no, si sono quattro rettilinei con due curve. No, no. Alcune delle frenate più importanti e violente di tutto il panorama nazionale, delle curve in appoggio da fare con pelo, come direbbero gli esperti commentatori. Non è il nostro caso, non evidentemente. Giorgi, infatti, cito la fonte. Esatto, Giorgi, perdonami, che intanto scende sotto il muro del 2-5, 2-4-6 e recupera nei confronti di Silvestrini. Li vedete, sono praticamente francobollati adesso in uscita dalla prima variante. Prova a rompere l'indugi per la seconda posizione sul podio, Giorgi, con Gabriele che va all'attacco di Paolo Maria all'interno alla curva Biassono. Per Gabriele Giorgi, vediamo, difende ora traiettoria favorevole per il campione in carica del mini challenge e sfila ancora davanti alla Roggia, ma un grande recupero di un Giorgi che avevamo detto essere già estremamente veloce proprio anche nella tornata precedente, soprattutto nel primo settore. Ancora qui recupera qualcosa nei confronti di Silvestri, di due decimi nello specifico, anche se poi in assoluto il più veloce in quel settore è Zanin, perché ovviamente però Giorgi, essendo ingarellato nella battaglia con Silvestri, va ovviamente a perdere quello che è il suo massimo potenziale questa occasione, e si scompone anche un po' in uscita dalla Lesmo 2. Lì, Giulio, bisogna fare attenzione anche perché al di là del cordolo c'è appena un pochino di striscia di asfalto e poi subito la ghiaia. Sì, meno male che c'è l'asfalto, fino a qualche anno fa c'era addirittura un'erba sintetica, però giustamente fare attenzione a dove si mettono i propri pneumatici e cercare di avere la massima trazione possibile, al di là dei possibili danni che si possono fare quando si va a largo su ghiaia o asfalto rovinato, proprio questioni di prestazioni, avere la miglior trazione possibile. Intanto vediamo Giorgi su Silvestrini, poi preparati perché ti interrogo con vedo il terrore, assolutamente mi fa piacere l'attacco di Giorgi nei confronti di Silvestrini, che difende l'interno della parabolica ma porta maggiore velocità Gabriele Giorgi, che deve però riaccodarsi, prende anche un po' di sporco lì e va a perdere infatti il vantaggio di traiettoria che aveva in ingresso della parabolica. Bravo anche comunque Silvestrini e non farsi trarre in inganno da Giorgi. Sembra che proprio Giorgi abbia un passo migliore di Silvestrini, perché anche nella tornata precedente ha recuperato un secondo e due a Silvestrini, senza evidenti errori Silvestrini. Sì, è Silvestrini. È Silvestrini, sì. Sì, è il Vestrini. Numero uno. Ok, non ho capito il gioco di parole, però fa lo stesso perché Giorgi sta provando. Fa caldo. Molto, prova ad avere la meglio nei confronti ancora di Silvestrini all'interno della Biassono, qui già nella tornata precedente. Vediamo contro la difendersi Silvestrini avrà all'interno. Esatto, verso la Roggia. Chiude addirittura precedentemente all'arrivo rispetto alla tornata precedente la traiettoria in ingresso alla Roggia Silvestrini, con Giorgi che deve accodarsi. Hai visto anche bello la danza sui cordoli delle piccole mini? Io soffro quando vedo una guida così aggressiva sui cordoli, però perché hai un problema nei confronti dei cordoli o ti preoccupano gli pneumatici? Caldo, pneumatici, angoli, ostacoli non sono mai ingredienti giusti per la longevità di un pneumatico. Case, libri, auto, fogli viaggi. Di giornale. Fogli di giornale. Vettura trazione anteriore, motore anteriore, peso tutto sull'anteriore. Vedremo poi dopo successivamente la gara dell'M2 con invece trazione posteriore. Com'è, insomma, no, dal punto di vista della gestione delle vetture e delle gomme, avere con questo caldo tutto il peso all'anteriore che dà anche direzionalità? Guarda, è un bel casotto. Io ho qualche primavera più di te e alla maturità... Che non dimostri, tra l'altro. Grazie, sempre molto ungevole. Alla maturità, ai miei tempi, siamo in tempi. Attacco intanto, perdonami, di Giorgi su Silvestrini, ancora all'esterno della parabolica, con questa volta Giorgi che è riuscito ad affiancare Silvestrini, ma la traiettoria è ancora migliore per Silvestrini in percorrenza. Ora arriveranno appaiati sul rettifilo con Silvestrini che, se mantiene all'interno verso curva 1, avrà ancora il vantaggio. Tutto qui mette due ruote all'interno della linea bianca, Silvestrini con Giorgi che rimane all'esterno. Vediamo da quanto sono separate sulla linea del traguardo. 15 millesimi a favore di Giorgi,
che tecnicamente aveva completato la manovra di sorpasso, ma bravo Silvestrini nell'allungare la staccata e qui non concede proprio il favore di traiettoria a Giorgi, che adesso prova però l'esterno in uscita verso Biassono con Silvestrini che è all'interno e va quasi a chiudere la porta in faccia al rivale Giorgi, ma bravo Silvestrini che di esperienza va a riprendersi all'interno alla Biassono. Ora però arriva una posizione invertita, Giulio, rispetto ai due passaggi precedenti, con Giorgi che avrà all'interno all'arrivo della Roggia. Condizione che ti lascia completamente indifferente, con Giorgi che riesce a portare a casa il sorpasso definitivo per la seconda posizione. L'attacco di Silvestrini adesso in uscita proprio dalla Roggia verso l'Esmo 1, con Giorgi che va a difendere l'ingresso. Ora sembravano molto più vicine le vetture dallo schiacciamento della telecamera di quanto effettivamente non fossero, perché all'ingresso di l'Esmo 1 poi Giorgi è riuscito a finalizzare il sorpasso. Torniamo a periodo di maturità ed esami. Siamo in, sono appena iniziati gli esami di maturità e, come ti dicevo, qualche primavera più di te. E al mio tempo c'erano le famose materie da portare, non c'era nessuna tesina precotta. Nel frattempo avevi alzato il dito per indicare ciò che ci viene mostrato anche sì, la bandiera a video. Bianconera per Giorgi, con Silvestrini che prova a mettere sotto pressione il rivale, ma Gabriele rimane davanti. Adesso qui in percorrenza della scala, vediamo se riesce Silvestrini ad avvicinarsi in uscita. No, però sfrutterà tutta la scia per arrivare fino alla parabolica. Per la terza volta hai 4 secondi per raccontarci della tua maturità. No, perché c'è il contatto, il bacio fra Light con Tessi, e non ho visto l'altra vettura, perdonami. Dovrebbe essere la Mazza. E la sportellata arrivata in percorrenza prima variante. Vedremo personalmente un replay. Eccolo qui proprio con la vettura proprio di Eric Calavazza e con la chiusura di Contessi. Vabbè, si accompagnano, dai, ci sta. Bel ballo di coppia. Un bel confronto fra le due mini, con la sportellata ricevuta dalla Calavazza d'opera di Contessi, con Erika che però riesce a riprendere la posizione, passa ruota di Velto praticamente per la vettura di Erika Lavazza, che ha conquistato comunque in questo confronto la terza posizione, mentre Giorgi è riuscito a mettersi Silvestrini alle spalle. Secondo me ai piloti del mini challenge la tua maturità non interessa, però era uno spunto per dire che uscì fisica come materia, fisica e inglese. Marino e Bianconi sono tanti lotti per la sesta e settima posizione, fisica e inglese, perfetto, e italiano, e italiano, e ovviamente io cosa ho scelto? Inglese, finestra. Quindi per risponderti, non sono così ferrato in fisica per risponderti le sollecitazioni che può avere una macchina da 1300 kg a una media di 180 all'ora su una superficie d'appoggio di pochi centimetri quadrati, ma in ciò ci può venire incontro il nostro coordinatore Losa, che so invece essere un grande esperto in fisica, quindi magari diamo grande a lui il compito, grande golfista tra anche l'altro. Lui, esatto, quindi sì, magari lui può fare questo semplice calcolo di funzione e capire quali sono le sollecitazioni in gioco, per capire appunto lo stress che il pneumatico può. Mi stai un po' stressando tu, Giulio. Nel frattempo Maccari rientra ai box e perdiamo uno dei protagonisti principali dell'inizio di questa gara del mini challenge. Lo vedete con la P di fianco alla vettura numero 8 in 12ª posizione. Adesso sono passati infatti Martinelli e Silvestrison a prendere la top 10 assoluta, con Erika Lavazza che conferma la terza posizione sul podio dopo il confronto con Contessi. Qui invece siamo con Giorgi e Silvestrini. Insomma, hai fatto tutto questo giro di parole per dire che non sapevi in che maniera il peso sull'anteriore potesse condizionare le gomme. Se vuoi ti aiuto io. No, però ti do dei valori. Se la vettura pesa circa 1300 kg, parliamo di una superficie d'appoggio del pneumatico di pochi centimetri quadrati nell'ambito dei 9-12 centimetri quadrati, i cavalli scaricati solo su questa superficie, una distribuzione di pesi prettamente all'anteriore, insomma un bel papocchio. Ma so che Losa ha preso carta e penna e sta risolvendo l'enigma. Losa ci ha risolto un paio di problemi, se mi permetti, in questa giornata, quindi comunque lo dispenserei, compresi il ventilatore che è comparso magicamente, esatto. In sala commento, esattamente. Zanin intanto a 9 secondi e 3 nei confronti di Giorgi. Dopo 9 tornate di gara siamo sul ritmo di un secondo al giro. Beh, Giorgi e Silvestrini sono stati in bagarre nelle ultime 3-4 tornate, ma comunque Zanin ha alzato il passo. Dopo i primi 4 giri girati costantemente sotto la soglia del 2.05, adesso ha appena transitato 2.05.584. Continua ad alzare sui cordoli, è andato al doppiaggio di Desiderio, che ricordiamoci era entrato ai box al termine del primo giro, non ha visto procedere lentamente dopo la partenza, e quindi
fila solitaria, però fuga intanto. Esatto, il settimo giro è stato quello del confronto fra Giorgi e Silvestrini, ma di fatto il vantaggio nei confronti di Zanin è stato progressivo in tutta la gara. Qui intanto Marino e Bianconi, che avevamo visto già inquadrati in precedenza, mentre ci narravi delle tue gesta maturande, delle tue mature gesta nel lontano 95. Gentili, io andavo alla scuola. No, Losa andava già a scuola. Però era già bravo in fisica. Sì, 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 era l'unico bambino che parlava di Einstein, sì, quando andava alle elementari. Di leggi di termodinamica. Con Gentili, Palazzo e Silvestrini. Allora, due secondi fra Gentili e Palazzo, poi Marino e Bianconi ancora. In realtà fase un secondo interlocutoria della corsa con Silvestrini che perde anche nei confronti di Palazzo. Intanto procede doppiato Desiderio, ma la grafica mi aveva fatto scivolare anche. Sarebbe curioso vedere il distacco fra Martinelli e Silvesterson, perché Silvesterson sta girando più rapido di Martinelli. 3-10, l'ultimo passaggio recuperato da parte del pilota finlandese. Qui invece siamo ancora con la leadership della corsa, perché ha iniziato la decima tornata di gara Filippo Maria Zanin dopo il dominio di Vallelunga. Anche Monza sembra prendere la direzione della vettura numero 19. Qui intanto eccolo qua, proprio Gentili che aveva rotto l'indugine nei confronti di Silvestrini. 2-5-7, sta girando forte Gentili, perché il passo di Silvestrini non è assolutamente male. 2-6-4, è lo stesso di Palazzo e più o meno anche di Giorgi, ma è Gentili che ha deciso di rompere l'indugi. 2-5-7 è il suo miglior giro in gara per Roberto Gentili, che continua ad essere uno di quei piloti che non puoi mai chiamare fuori dalla contesa per il podio. Veterano del campionato, pilota simpaticissimo e gentilissimo come del resto tutti i suoi rivali, e sì, assolutamente sì, costantemente nella sfida per la top 3. E qui ci prova ancora, l'abbiamo visto proprio nel primo round di Misano portare a casa un ottimo risultato, e Silvestri che viene a difendersi proprio da Gentili, il campione in carica contro uno dei veterani del Mini Challenge Italia. Uscita dall'ESMO 1, sembra essere un po' in crisi Silvestrini in questo momento, con Gentili che prova addirittura l'esterno di l'ESMO 2, la sportellata di Silvestrini in difesa. Silvestrini anche lui comunque mi sa che è la quarta stagione quarta o quinta stagione, con uno o due anni di pausa. Va dunque ancora Gentili a farsi vedere negli scarichi di Silvestrini, bravo anche perché ha provato il sorpasso in un punto in cui non se lo aspettava Silvestrini, e qui insomma emerge l'esperienza. Sta tirando Silvestrini, abbiamo visto come si è scomposto in frenata prima dell'ingresso della scarica. Eccolo qui il replay con Gentili che prova l'esterno su Silvestrini e... Corretto, si è reso conto e ha preso subito la corda. Sì, è comunque arrivata la bandiera bianconera per il campione in carica del Mini Challenge Italia. Eccola qui la conferma grafica dalla direzione gara con Silvestrini, che va a mantenere ancora per un'altra tornata la leadership della corsa. Tu che sei il mago in queste abbiamo previsioni. Altri tre giri da fare, con 4 minuti più un giro, giusto. Almeno in matematica me la cavavo, essendo appunto giusto qui ti aspettavo frutto di liceo scientifico anch'io, ma come vedi i risultati evidentemente non ho portato a nulla di buona, dimostrazione del fatto che un titolo di studio non si nega a nessuno. Silvestrini si difende un pezzo di carta su Gentili, non ce l'ho, mi spiace, abbiamo però una ventola. C'ho che c'è? Uno smartphone, un pezzo di carta digitale. Un solo decimo a dividere Silvestrini da Gentili per quella che è la lotta della terza posizione, che anima insieme a Bianconi e Marino alla sesta piazza della classifica. Martinelli e Silvestri invece rimangono a posizioni invariate, un secondo il divario fra i due. Nell'ultima tornata è andato sensibilmente a vantaggio di Martinelli nell'ultimo settore, con un Silvestrini che deve guardarsi ormai da un arrembante Gentili verso il tentativo di attacco della tornata precedente. Prova addirittura all'interno di l'ESMO 1 a farsi vedere Gentili, avendo provato all'esterno di l'ESMO 2 in precedenza, ora prova ancora all'interno, si fa però vedere un'azione forse più di disturbo nei confronti di Silvestrini, potendo effettivamente riuscire ad arrivare all'attacco. Intanto la vedete la vettura di Giorgi, che proprio con Silvestrini aveva battagliato fino a tre tornate fa, quando poi è arrivato Gentili a mettere il campione uscente del Mini Challenge sotto pressione. Al serraglio, prego. Palazzo si sta avvicinando, ha girato 6 decimi più rapido del duo Gentili-Silvestrini. Perché tu mi insegni che quando si è in battaglia... Battaglia, ma non usiamo la parola battaglia, bagarre, sfida. Perché usare l'italiano, giustamente? Esatto. Perché usare l'italiano quando possiamo... Che non è una battaglia, beh, in contesa.
stanno battagliando. Perché non è una battaglia? Allora diciamo che stanno pugnando. Pugnando dal latino. È una sì, è una giornata difficile. Attenzione, intanto sbandiera la vettura di Silvestrini che frena con la posteriore sinistra sull'erba in ingresso in parabolica. Bravo però nel mantenere la sua vettura in pista e soprattutto nel non perdere poi particolare, nel non perdere terreno nei confronti di un Gentili che è in tentativo di recupero proprio nei confronti di Silvestrini in questo confronto fra i due, che di tuo gradimento. E torna a dirti, Palazzo ha guadagnato altri 8 decimi sulla... Sei l'ufficio stampa di Palazzo? No, sembrava. Con Silvestrini che va ancora a difendersi. Però Palazzo è un bravissimo pilota, anche lui è esperto del sono campionato. Sono tutti bravissimi nel mini challenge. A parte i commentatori, i piloti... E quelli sono ritrovati così. Tutti bravissimi, con intanto il podio anche dell'Academy che rimane invariato, Martini, Silvestrini e Lavazza, anche perché stiamo entrando nel penultimo giro di corsa anche per i piloti che guidano la vettura di classe light e si scompongono come ormai da tradizione le vetture di Silvestrini e Gentili in staccata. Vicinissimo Gentili adesso è uscito dalla roggia verso l'ingresso di Lesmo 1 dove aveva già provato il sorpasso due volte il pilota sono tutti e due laziali di Gentili nei confronti di Silvestrini, con Gentili che adesso si accoda a Silvestrini e ci sono anche le vetture dell'Academy da doppiare. Avete visto Giorgi davanti con la vettura credo di Contessi, esatto, così è 67, e quindi potrebbe essere anche un vantaggio per Silvestrini avere poi la scia di Contessi in uscita dalla variante Ascari. Si fa vedere infatti Silvestrini sfanalando nei confronti di Contessi, che però ha tutto il tempo per percorrere l'Ascari e si è avvicinato, come diceva Giulio Rizzo, largo. Palazzo lascia strada Contessi e dunque passano anche Gentili e Palazzo. È riuscito a non perdere troppo tempo Silvestrini. Gentili era arrivato leggermente lungo alla prima staccata. Nel frattempo invece Contessi è andato nel panico e si è allargato a centro Ascari pur di farli passare, ha perso un'eternità. Beh, era ormai lontano da Erika Lavazza il confronto che avevamo visto a centro gara. Intanto cosa è iniziato Giulio? È iniziato adesso l'ultimo giro con Palazzo che invece ha chiuso ulteriormente su Gentili. Va dunque Filippo Maria Zanin a iniziare l'ultima tornata di gara. Ce lo siamo un po' perso, il leader di questa corsa, insomma, ma quando c'è tanta battaglia ha zannato dietro la gara nelle prime tornate e poi ha amministrato. 12 secondi e 2 il vantaggio in questo momento nei confronti di Giorgi. Dunque nonostante... Un binomio assolutamente in palla, quello Zanin della P Engineering. Due pole, gara 1 dominata, libere pure costantemente nelle posizioni di vertice. Nonostante appunto ci sia stato il confronto fra Silvestrini e Giorgi a favorire un po' la fuga di Zanin, ma la media è stata quasi quella di un secondo al giro recuperato da parte del indiscusso e indisturbato leader di questa corsa. Vediamo se Gentili riuscirà a portare l'attacco a Silvestrini per il terzo gradino del podio. C'è anche Palazzo, sono racchiusi in un secondo e mezzo tre piloti. Sarà dunque questa la battaglia di cui vivrà l'ultima tornata di gara. Intanto nelle vetture dell'Academy Martinelli continua a rimanere davanti a Silvesterson ed Erika Lavazza in terza posizione. Eccolo qui Zanin che va ora a percorrere per l'ultima volta in questa giornata curva Ascari. Netto dominio in questa calda prima giornata di gara del Mini Challenge Italia, Mini Challenge che tornerà poi in azione nella giornata di domenica con la seconda corsa che potrete continuare a seguire in diretta su AC Sport TV, sulle piattaforme streaming del campionato di AC Sport TV a partire dalle 11:50. Ma intanto la bandiera a scacchi che celebra il successo di Filippo Maria Zanin al termine di gara 1 del Mini Challenge Italia, un dominio in solitaria da parte di Zanin che dopo Vallelunga mette la firma anche sulla prima gara di Monza. Giorgi, Gabriele Giorgi sul terzo gradino del podio, l'arrivo in volata di Silvestrini che riesce a rintuzzare gli attacchi di un agguerrito Roberto Gentili che chiude in quarta posizione e deve accontentarsi invece Andrea Palazzo della quinta posizione. Bravo però nel recuperare nel finale di gara nei confronti proprio della coppia Giorgi-Gentili
scusami, Silvestrini Gentili con il campione in carica che dopo aver subito il sorpasso ad opera di Gabriele Giorgi è stato bravo nel rimpiazzare i numerosi attacchi di Roberto Gentili proprio qui all'Esmo 1 e l'Esmo 2. Era passato pure davanti Gentili col muso, aveva messo il muso davanti alla staccata della Roggia, poi Silvestrini è riuscito a difendersi. Tanto Martinelli e Silvestrison sono i due piloti che devono ancora completare questa corsa, perché Erika Lavazza è già passata sulla linea del traguardo. Eccoli. Doppiata di un giro. Eh sì, Matteo Losa, il coordinamento ce li sta mostrando proprio dall'Esmo 1 e l'Esmo 2. Nonostante sia impegnato nel fare i calcoli di fisica di cui poc'anzi, e ce li ha promessi per l'avvio della prossima gara. Certo, ma lì non serviranno più perché siamo a trazione posteriore con l'M2. Così la grande famiglia così di... poi ha tempo di lavorare pure su un simile caso. Ma la grande famiglia posteriore di Promodrive, che accompagna proprio il marchio anglo-tedesco, perché insomma Mini, il marchio inglese, ma acquisito dal gruppo BMW, che poi porta in pista anche l'M2. Intanto Martinelli che entra per l'ultima volta in parabolica, una corsa anche per lui dominata in questo caldo sabato pomeriggio. Siamo arrivati a 50 gradi, 50.4 nello specifico, bandiera a scacchi che va dunque a celebrare il successo di Martinelli, e poi si conferma ancora una volta sul podio il buon Benjamin Silvestrison, che è sempre salito sul podio nel mini challenge nella categoria light dal suo arrivo proprio in gara 1 a Vallelunga 2 settimane fa, e qui col vincitore Filippo Maria Zanini. Ha passato il finestrino adesso, sarà anche lui respiro. Vedremo e sentiremo ai microfoni di Laura Cola in parco chiuso tra poco proprio le impressioni del dominatore di questa gara. È sembrato tutto facile dalla cabina di commento, anche se effettivamente anche qui un po' caldino ha iniziato a farlo, ma c'è veramente da dare merito ai piloti che corrono in queste difficili condizioni. È vero che non gliel'ha detto il dottore che dovevano fare i piloti, però insomma è sicuramente una prova anche dal punto di vista della tenuta fisica. Non tutti sono atleti al 100%, no, sono piloti anche che nella vita fanno un altro lavoro e poi vengono a divertirsi in un campionato di altissimo livello nel corso del fine settimana. Non tutti sono piloti di Formula 1, ma appunto un grande merito per aver resistito in queste 13 tornate con 34 gradi di temperatura dell'aria, 50 quelle dell'asfalto, pneumatici che comunque, Giulio, assolutamente risposta più che positiva, siamo molto soddisfatti, anche se il pneumatico è lo stesso che abbiamo usato anche nella categoria Pro, quindi nella larghezza 2,35 per queste vetture e nella larghezza 2,15 per le light, però si è dimostrato all'altezza di queste bellissime vetture, quindi ben fatto. C'è tanto Andres, fotografo per quanto riguarda Mini e BMW, con l'arrivo in parco chiuso con eccolo qui Silvestrini. Oh, guarda quel bel cappellino Hankook, mamma mia, pronto per andare. Stupendo. Sulla testa del vincitore, in testa a chi è in testa, ti piace questa? Tra poi e rigiocare. In ottica campionato, questa vittoria di Filippo Maria Zanini, il giovane goriziano, come non cambia? Lo so, io non sono bravo in matematica, quindi se chiedo di fare la classifica a Losa perdiamo ulteriore tempo. Intanto Losa ci manda gli slomo in attesa di avere proprio il vincitore della gara ai microfoni di Laura Cola con Filippo Maria Zanin, che è stato il dominatore indiscusso di questa gara del Mini Challenge Italia. Impeccabile, una bagarra alle tue spalle che ti ha agevolato ancora di più ad arrivare ad una volata finale in solitaria con ben 12 secondi di distacco verso tutti i tuoi avversari. Non sapevo fossero 12, quindi grazie ai ragazzi perché mi hanno dato una macchina eccezionale. Come abbiamo detto prima di partire, avevamo un piccolo vantaggio, forse non tanto piccolo, è quello di aver avuto a disposizione delle gomme nuove che ci hanno permesso di fare una gran gara, gestire senza rischiare niente e basta. Contentissimo, grazie a tutti. Grazie. Le migliori immagini di gara 1 del Mini Challenge Italia da Monza, con la partenza di Filippo Maria Zanin dalla pole position, con Edoardo Maccare che prova a difendersi già dal ritorno di Silvestrini e di Gentili, con un dritto invece da parte di Giorgi alla prima variante, mentre i ragazzi dell'Academy con Martinelli, Silvestri, Solavazza, Contessa e Desiderio combattono per quella che è la leadership della corsa nelle mani momentanee di Matteo Martinelli dalla
griglia di partenza, il primo confronto che vede purtroppo Maccari perdere terreno, si ritirerà poi il pilota con la vettura numero 8 nel corso dell'ottava tornata di gara, e Giorgi che va ad agguantare quella che è una posizione virtuale sul podio. Il confronto durato per ben tre tornate con Paolo Maria Silvestrini, Gabriele Giorgi affiancati in rettilineo, lo fanno anche poi in ingresso di prima variante, danno spettacolo le vetture del mini challenge in percorrenza di quello che è il tempio della velocità, l'autodromo nazionale Monza. Silvestrini che non vuole darsi per vinto, e Giorgi che prova l'attacco addirittura in esterno alla Biassono, laddove riuscirà poi alla Roggia a mettersi davanti. Una piccola indecisione in realtà di percorrenza che permette a Silvestrini di riavvicinarsi, e l'accelerazione che porta verso l'Esmo 1 favorisce Silvestrini, ma bravo Giorgi a chiudere la porta in faccia al rivale e costringe il campione uscente al terzo gradino del podio. Il contatto intanto fra Erika Lavazza e Federico Desiderio, che lascia di fatto fra Contessi e la Lavazza, che consegna nelle mani di Erika il terzo gradino del podio. Silvestrini poi deve gestire anche il ritorno di un agguerrito Roberto Gentili, che prova ad insidiare il terzo gradino del podio, ma non ce la farà. Indisturbato Filippo Maria Zanin, che vince gara 1 del mini challenge Italia da Monza davanti a Gabriele Giorgi e Paolo Maria Silvestrini, mentre per quanto riguarda l'Academy, Matteo Martinelli, decimo assoluto, è il vincitore davanti a Benjamin Silvestrison ed Erika Lavazza. Questa è la classifica di gara 1 per quanto riguarda il mini challenge Italia, con confermato il dominio di Zanin e l'arrivo in volata fra Gentile e Silvestrini, che ha animato questa fase finale di gara. Che cosa ci possiamo aspettare, Giulio, da gara 2? Gara 2 sarà domani mattina, mi pare verso le 11, quindi si spera temperature meno 11.50, se mi permetti la precisazione, sempre 11.50, quindi saremo sempre in clima rovente. Zanin partirà di nuovo dalla prima casella in griglia e avrà di nuovo una copertura nuova a disposizione. Sono curioso di vedere Silvestrini e Maccari come si comporteranno domani, che sono quelli che rispetto alla qualifica hanno avuto un passo non all'altezza. Giorgio l'aveva detto con la nostra Laura in intervista, che avrebbe attaccato fin da subito, che sarebbe stato deciso nelle sue manovre, quindi ci aspettiamo altrettanta determinazione domani da Giorgi, ma anche una risposta da Silvestrini e Maccari. Sul podio dunque i protagonisti di questa prima gara: Zanin, Giorgi e Silvestrini, con la consegna proprio dei trofei al campione in carica Silvestrini, con Gabriele Giorgi che va a festeggiare questo grande risultato arrivato in rimonta. Brand Communication di Mini Monica Desiato alla premiazione dei primi tre classificati. Per la Pia Engineering, Ivano Billeci, responsabile della vettura, ritira il podio. Ritira il adesso podio, suona, no? Suona l'inno per Filippo Barazzano. Applausi in pit lane per la foto di gruppo adesso con la consegna dei trofei, e poi la doccia di champagne, che sicuramente è meravigliosa per un pilota quando arriva sul podio, ma con questo caldo io sì, credo Giorgio sia l'aveva già stappato, infatti Giorgio è il primo. Credo sia uno dei più grandi dispetti che possano farsi in questo momento. Esatto. Sul podio, vabbè, hanno però dei bellissimi cappellini, Giulio, che mamma gli aiuta mia, a proteggersi dal sole. Tagliano. Certo, un podio più scuro aiuterebbe a vederli, però... Beh, vabbè, già ci sono le tute che comunque con questo caldo non aiutano. Il cappellino bianco della Hankook, a cui, insomma, ricordiamolo, vanno fatti comunque i complimenti, Giulio, non solo perché tu sei qui e ci stai sentendo, ma perché comunque riuscire a gestire queste altissime temperature, 50 gradi per quanto riguarda l'asfalto,
per 25 minuti più un giro di gara non è sicuramente facile, e insomma dimostrazione dell'ottimo lavoro che viene fatto in Corea. Complimenti, ti ringrazio, me li prendo tutti, però devo anche spendere una parola per i team, per l'organizzatore, per Mini stessa, con cui lavoriamo ormai da 4 stagioni. È un piacere lavorare con loro, si lavora davvero bene e gli stessi team sono attenti alle nostre indicazioni, quindi è sempre un lavoro di squadra. Sarò retorico, ma non esistono solisti in questo sport. Ma la retorica noi comunque l'accettiamo. Sì, esatto. Noi siamo, la facciamo pure gratuitamente. Non faccio, sì, tra l'altro, quindi anzi, ricordo, insomma, se volessi ricordarti col treno di gomma invernali, col podio per quanto riguarda la light, con Erika Lavazza sul terzo gradino del podio. Arriva anche il piccolo Matteo Martinelli, che si congratula proprio con Erika Lavazza per il terzo gradino del podio, e anche con Benjamin Silvesterson. Che non si è sciolto. No, non si è sciolto, non si è sciolto, 1:08 in ritardo da Martinelli. Una gara tiratissima per loro, a dimostrazione insomma di quanto comunque sia stato difficile. Intanto Monica Desiato, che continua come brand communication manager, a premiare anche i ragazzi sul light, dimostrazione di quanto sia stata tirata anche questa corsa. Ci zittiamo sulle innovazioni. Grazie dunque a Giulio Rizzo per essere stato con me, grazie a voi che ci avete seguito, continuate a seguire la programmazione di ACI Sport TV, canale 228 di Sky, lo spettacolo del Mini Challenge domani, e da Monza, Antonio Caruccio, è tutto, ciao! Ciao!